E proprio ieri all'interno del Teatro Traetta è stato presentato il DUC. Ci ha raggiunto in studio Cristina Lovascio, delegata di Confcommercio Bitonto, che ci spiegherà meglio cos'è. Buonasera a tutti, grazie per avermi invitata. Ieri sera presso il Teatro Traetta è stato appunto presentato il DUC, ovvero Distretto Urbano del Commercio di Bitonto. Il DUC è una misura della Regione Puglia dedicata appunto al commercio e alle attività di vicinato. Dopo tanto lavoro e qualche anno finalmente abbiamo definito anche il direttivo che è costituito in questa prima fase dall'amministrazione, quindi dal Comune di Bitonto e dal CAT Confesercenti e dal CAT Confcommercio. Ovviamente questa è solo una prima fase, a breve verrà pubblicato una manifestazione di interesse in cui andremo ad aprire questo direttivo anche a nuove sinergie affinché ci sia una vera e sana collaborazione con altri attori del commercio e non bitontino. Adesso le fasi successive del DUC quali saranno? Sicuramente questa prima fase, il DUC allora si divide in più fasi, noi siamo nella prima, ecco, Bitonto ha appena avuto accesso alla prima fase che prevede un rinnovo del piano strategico del commercio, che su Bitonto era parecchio tempo che non veniva toccato, comunque rinnovato. Poi ci sarà una fase dedicata alla formazione, ovviamente dedicata agli operatori del commercio bitontino. In maniera gratuita? Assolutamente gratuita, e non soltanto cosa che siamo riusciti ad ottenere soltanto per chi ha le attività che insistono nel perimetro che interessa il DUC, ma per gli operatori del commercio tutto bitontino, quindi questa è un'ottima opportunità che viene data a questa categoria di lavoro. E poi sicuramente molto interessante è il sito, anche questo con accessi gratuiti per gli utenti interessati, che sarà un vero e proprio sito personale in cui le attività possono caricare la propria vetrina virtuale, ovvero promozioni, articoli in vendita, e a questo sito verrà applicata anche un'applicazione, collegata anche un'applicazione che tramite la geolocalizzazione consentirà di far ricevere agli utenti che scaricano l'applicazione le eventuali offerte e promozioni che gli esercenti avranno caricato sul portale. Quindi diventerà un vero e proprio centro commerciale. Esatto. Urbano, e appunto già che sul proprio cellulare, sul proprio smartphone si avrà la possibilità di girare e ricevere poi una notifica di quelle che sono le offerte magari del giorno, della settimana. Assolutamente, è già sì. una grande cosa. Ieri però diciamo un po' è dispiaciuto il fatto di non aver visto una grandissima partecipazione da parte dei commercianti, che nonostante appunto abbiano a disposizione tutti questi servizi, una formazione gratuita da poter fare, hanno fatto sentir meno però la loro presenza fisica all'interno del teatro. Sicuramente questo dato non è positivo ed ha costituito un motivo di dispiacere, almeno personalmente parlando. È anche vero che il periodo è particolare perché siamo nel periodo natalizio, molti di loro avevano anche in un certo qual modo preannunciato la mancata presenza, perché si stanno giustamente anche dedicando alla loro attività e al periodo particolare. C'è anche molta disillusione, c'è anche molto, bisogna lavorare molto sulla comunicazione. Diciamo che questa volta l'amministrazione, il direttivo tutto, comunque il gruppo di lavoro che si verrà a creare dovrà essere anche molto bravo nel saper comunicare l'efficacia di questa opportunità, perché in fin dei conti il DUC altro non è che uno strumento che stiamo dando letteralmente nelle mani degli esercenti, ma che va gestito bene, di puro marketing territoriale, perché ovviamente il logo del DUC di Bitonto un po' lo rappresenta. Non si vende soltanto l'articolo, il vestito piuttosto che l'articolo per la casa, ma si vende un po' una tradizione legata a Bitonto, a quello che è il commercio. Bitonto, anche rispetto a paesi limitrofi, ma anche forse un po' rispetto a Bari, ha il vantaggio di partire già con delle strade commerciali di sicuro interesse, decisamente variegate, che possono offrire al visitatore, che sia turista o che sia cittadino, ma anche dei paesi limitrofi, una passeggiata di sicuro interesse. Valorizzare quello che già abbiamo, creando delle strategie da condividere
e soprattutto comprenderle per sfruttarle al meglio e utilizzando anche strumenti quali la formazione. Intanto noi abbiamo spiegato quello che è il DUC, anche questa è comunicazione, noi ci auguriamo che a chi doveva arrivare il messaggio, ecco, magari il messaggio è arrivato. Grazie per la collaborazione. Ringraziamo ancora Cristina Lovascio per essere stati con noi.